Direttore, si è parlato di un modello Lecco, di un territorio all'avanguardia dal punto di vista sanitario. Qual è al momento lo stato dei lavori per quanto riguarda la riforma, le case di comunità, gli ospedali di comunità nel territorio lecchese? Siamo già partiti, già abbiamo inaugurato la prima casa di comunità, una casa sfocca a Olgiate Molgora, quindi una casa di comunità già efficiente come punto di accoglienza per il cittadino che può trovare diverse risposte ai suoi bisogni, che non significa tutto all'interno della casa di comunità, ma un centro di coordinamento sanitario e sociosanitario ai suoi bisogni. È la prima, le altre sono state approvate da Roma e quindi procederemo alla implementazione e alla costruzione delle nuove insieme agli ospedali di comunità. È stato approvato anche quello sperimentale di Introvio proprio per dare delle risposte ad un territorio che è diversificato dai monti della Valsassina al lago di Lecco e quindi ci stiamo operando perché i cittadini trovino le varie risposte in un territorio che, come dicevate voi, ha già delle funzioni messe a terra. Abbiamo già una risposta alla medicina territoriale della complessità, l'ospedale che esce sul territorio con il suo dipartimento fragilità, con la cura e continuità delle cure e con la rete cure palliative. Quindi la legge 22 non atterra nel vuoto, ma su un importante pilastro che è questo, e l'altro è il rapporto forte con i medici di medicina generale, con COSMA, con i quali abbiamo già fatto un lungo percorso. Siamo la provincia dal più alto numero di prese in carico nella precedente gestione e quindi siamo già pronti a riscattare insieme le nuove sfide che questa realtà ci porta.